Ciao Screen Weekers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questo è un nuovo video. Il primo trailer di Joker Follia 2 è stato pubblicato da Warner qualche giorno fa, confermando un'importante teoria sui nuovi elementi musicali del sequel, con Joaquin Phoenix che ritorna nei panni di Arthur Fleck e il Joker sarà affiancato dalla Harley Quinn di Lady Gaga. A tal proposito, il trailer ci chiarisce subito che Arthur e Harley saranno uniti nelle stesse, diciamo, deviazioni musicali dalla realtà. In uscita nell'ottobre del 2024, Joker Follia 2 continuerà gli eventi del primo film del regista Todd Phillips. Ciò sembra includere le allucinazioni di Arthur Fleck, che è divenuto il Joker e è stato poi incarcerato dopo aver apparentemente ispirato una massiccia rivolta per le strade di Gotham City. A questo punto sembra che la Queen di Gaga si unirà a Joker nel suo distacco dalla realtà, anche se con una maggiore attenzione alle canzoni e ai numeri musicali. Gli elementi musicali di Joker 2 fanno infatti parte dell'illusione condivisa di Joker e Harley Quinn, della loro folie à deux. Come visto nelle scene iniziali del primo trailer, Arthur Fleck è ancora detenuto ad Arkham. Mentre viene scortato attraverso il corridoio della struttura psichiatrica da due guardie, Harley Quinn lo vede da un'altra stanza, mentre lei frequenta quella che sembra essere una terapia di gruppo di tipo musicale, una specie di coro. Intanto possiamo ascoltare un voice-over riguardo all'uso terapeutico della musica e alla sua capacità di guarire dire. Usiamo la musica per completarci, per ricomporre le fratture dentro di noi. Sembra poi dal trailer che Harley e Arthur finiranno per usare la musica per alimentare un'illusione collettiva canora. È evidente dalle varie inquadrature che vedono Joker e Harley ballare e cantare su palchi e set, incluso il duo che balla sul tetto dell'Hotel Arkham, una versione probabilmente visionaria di ciò che è realmente l'Arkham Asylum, e cioè un ospedale psichiatrico. Naturalmente questa illusione musicale condivisa è stata annunciata fin dall'inizio nel titolo del sequel di Joker, ovvero Folie à deux, che viene dal francese e sta a significare una rara condizione mentale in cui si condivide un delirio tra due o più persone che sono in una relazione stretta, un disturbo noto anche come disturbo psicotico condiviso. A tal fine sembra che i rispettivi conflitti psicologici appartenenti ad Arthur e Harley probabilmente si fonderanno, assumendo la forma di vari numeri musicali come probabile mezzo per far fronte a una realtà più dura. L'idea di introdurre vari numeri musicali con canti e balli è sicuramente un allontanamento dal taglio del primo film di Phillips sul Joker, ma molto probabilmente aiuterà a mostrare come l'arrivo di Harley nella vita di Arthur lo cambierà, forse motivando una discesa ancor più profonda nell'identità caotica del Joker. Inoltre la musica è sempre un mezzo efficace per rappresentare il romanticismo sullo schermo, anche quando notoriamente disfunzionale, come quello di Joker e Harley. Intanto è stato rivelato che Joker Folie 2 sarà un jukebox musical, ovvero un musical composto in gran parte da cover di canzoni esistenti, cosa che lo potrebbe rendere particolarmente coinvolgente in verità, e potrebbe stuzzicare la curiosità di scoprire quali successi romantici e duetti saranno eseguiti da Gaga e Phoenix. Già mi vedo agli Oscar fa una performance come fece Gaga con Bradley Cooper dopo A Star Is Born. Inoltre è stato riferito che Joker 2 includerà ben 15 brani e probabilmente ci sarà anche qualche traccia originale. Tutto sommato non è difficile quindi immaginare che Lady Gaga scriverà almeno una delle canzoni originali per il prossimo Joker. Si tratta però chiaramente ancora solo di congetture, di fantasie che ci stiamo facendo noi e che non sono state ancora confermate ufficialmente, a parte il fatto dei 15 brani, quelli sì. In ogni caso il sequel di Joker promette di fornire una visione unica di un musical, utilizzando la musica per raccontare la relazione sentimentale di una delle coppie più caotiche e instabili di DC Comics. Ma voi che cosa ne pensate? Come vi è sembrato il trailer? Se doveste scegliere una canzone romantica per Joker e Harley, quale sarebbe? Fatecelo come sempre sapere in un commento qui sotto, iscrivetevi ai social al canale di Screen Weekend se ancora non l'avete fatto, e per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!